Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di nordestmeteo.it. Andiamo subito a vedere le immagini del satellite. Ecco tutta l'area nuvolosa che provocherà il maltempo di questa notte e domani mattina. Possiamo notare tutta l'aria fredda che dal nord Europa e dal ciclo polare artico discende verso la penisola iberica e entra nel Mediterraneo, addirittura dalle porte di Gibilterra. Qui possiamo notare un vortice di aria fredda che lentamente si sposterà verso est e nord-est. Andiamo a vedere la carta prevista per domani a metà giornata, venerdì 3 dicembre. Ecco quindi il nocciolo freddo in quota che abbiamo visto prima che si è spostato verso est. Possiamo notare questa linea tratteggiata con meno 35 gradi a 5.300 metri circa. Ecco tutta la vasta depressione che dal circolo polare artico scende fino al Mediterraneo. E l'anticiclone atlantico che è ancora ben eretto in Atlantico fino alla Groenlandia. Per questa sera vogliamo fare anche un passo indietro andando ad analizzare la situazione prevista per domani, confrontandola con la situazione prevista per venerdì 26 novembre, quando si sono verificate le nevicate sulla pianura vicentina e su buona parte della pianura veneta. Ecco, possiamo notare che per il 26 novembre, a metà mattino, era previsto meno 30 gradi circa a 5.500 metri, in questo caso a 5.280 metri, e le correnti erano piuttosto meridionali. Andiamo a vedere cosa è previsto per domani a metà giornata. Ecco che in quota possiamo notare che siamo ben sotto quello che era previsto per il 26 novembre, infatti ci sono già meno 32. E siamo quasi per essere raggiunti da meno 34 gradi a 5.300 metri circa. Quindi più freddo che nell'ultima nevicata. Ecco anche la situazione prevista a 925 ettopascal, circa 600 metri di quota per il 26 novembre. A metà mattina erano previsti 1-2 gradi positivi nella prima pianura addossata alle prealpi. Andiamo a vedere cosa si prevede invece per domani a metà giornata. Ecco infatti che siamo anche qui più freddi, con temperature attorno allo zero o al massimo un grado positivo, a 650-660 metri circa. Andiamo a vedere anche, ad andare a fare un confronto anche con le precipitazioni e lo zero termico previsto. Per il 26 novembre c'erano moderate anche forti precipitazioni e lo zero termico si attestava tra gli 800 e i 1200 metri circa. Per domani invece a metà giornata possiamo notare che le precipitazioni sono più deboli, sono moderate o localmente forti sulla costa e lo zero termico è tra i 600 e i 1000 metri circa. Andiamo quindi a vedere la previsione per domani venerdì 3 dicembre, dove ci saranno delle nevicate sparse in miglioramento. Al mattino avremo aperture sull'Alto Adige, la grafica si riferisce al mattino. Molte nubi altrove, con nevicate possibili fino in pianura, specie sui settori costieri e i settori orientali. Al pomeriggio ci sarà un netto miglioramento con ampie aperture. Dalla sera invece un nuovo aumento delle nubi interesserà principalmente il Basso Veneto e le zone costiere. Le temperature sono in calo, specie in quota, con valori pomeridiani compresi tra 2 e 6 gradi circa in pianura. Andiamo a vedere le previsioni per sabato 4 dicembre, quando ci sarà un miglioramento, ma al mattino avremo ancora della residua instabilità. La grafica si riferisce sempre al mattino, quando ci saranno ancora nevicate sparse sui settori meridionali e costieri, qualche nevicata fino ai settori prealpini occidentali. Dal Trentino-Alto Adige possiamo notare già le schiarite, che man mano andranno diffondendosi su tutti i settori e saranno ampie al pomeriggio. Alla sera attenzione alle gelate che alla notte saranno diffuse anche in pianura. Le temperature saranno in calo con valori pomeridiani compresi tra 2 e 5 gradi circa. Tramite i spaghetti ensemble andiamo a vedere la tendenza per i prossimi giorni. Ecco il calo di temperatura previsto per domani con il picco di precipitazioni al mattino, quando in quota a 850 ettopascal, circa 1350-1400 metri, avremo 3-4 gradi negativi sotto lo zero.
le temperature discenderanno fino a sabato. Possiamo notare che da domenica ci sarà un netto aumento delle temperature che si riporteranno ben oltre le medie della stagione a inizio settimana, quando però dovrebbero arrivare anche alcune piogge. Per il momento è meglio fermarci qui. Grazie dell'attenzione. Buona serata.